Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su GDR Addicted. Come vi avevo promesso con un'altra intervista, un'intervista in cui mostreremo un po' le novità, le uscite di questo Luca Comics 2016 per quanto riguarda i giochi di ruolo. E quest'oggi siamo qui con i ragazzi della Limano Manita perché appunto vogliamo sapere da loro che cosa ci riserveranno di bello per questo Luca Comics 2016. Abbiamo con noi Simone, Dennis e Riccardo, che saluto e a cui adesso lascio la parola Ciao. uno alla volta, giustamente per una breve presentazione e per far conoscere, insomma, descrivere in breve chi è la Limano Manita, che cosa fa e chi sono i suoi componenti, ecco, soprattutto quelli che sono presenti qui oggi. Prego, decidete chi comincia, non abbiate paura. Ciao a tutti, io mi chiamo Riccardo Giuliani, sono attualmente il presidente in carica della Limano Manita, quindi tutti i poteri sono miei. E sono anche uno degli autori dei giochi, quindi è colpa mia se i giochi non vi piacciono, mentre è merito mio se vi piacciono. Ecco, quindi Ovviamente sappiamo mio e chi di Simone. cercare. Sì. Ok, io sono Simone Fini e non c'entro niente, passavo qua e mi hanno detto se ti vuoi collegare, collegati e boh, no, in verità faccio anch'io, sono il coautore dei giochi, però quindi se fanno schifo è colpa di Riccardo, se sono buoni, in È verità, merito quindi tuo, io... giustamente. No, sempre merito suo, per cui io sto qui. Se serve parlo, se no sto zitto. E poi ci manca Dennis. Lui lo moderiamo. Io Ah, perfetto. sono Denis Orlandini, sono esterno alla Limana, nel senso che collaboro con loro, non ho poteri a riguardo. Se il gioco vi piace è merito mio, se non vi piace è colpa di Riccardo. Come sempre, come ha già Naturalmente. anticipato, perfetto. Allora, direi che possiamo già iniziare con qualche domandina riguardo alle novità, perché ho visto che effettivamente quest'anno voi ne portate diverse. Non so, la prima, che è quella che più mi premeva, era sapere di questo nuovo gioco di ruolo che appunto Dennis ci esplicherà, direi, ci racconterà adesso in breve, ossia Urbe Condita, giusto se l'ho pronunciato giusto? Giusto, Perfetto, giusto. qualcosa di Assolutamente. latino dal liceo me lo ricordo allora, forse. Ah, dici un Poca po', roba. ma parlaci un po' dell'ambientazione, anche se insomma il titolo dice un po' tutto quasi, e anche magari se dopo hai voglia di condividere qualche particolarità del regolamento, qualcosa che pensi sia particolare e originale. Certo. Allora, vabbè, riguardo al mio gioco. Colgo anche l'occasione per ringraziare le due persone qua presenti che mi hanno sostenuto e hanno fatto sì che non rimanesse solo un sogno nel cassetto, che in cassetto, ma diventasse qualcosa di più. Il mio gioco, come hai detto tu giustamente, Urbe Condita, tratta di ambientazione romana, nello specifico nel periodo dell'imperatore Adriano, appunto dove è inventato il nostro gioco, e riprende a grandi linee, anzi anche in modo abbastanza preciso, le idee di Brass Age, che è il gioco che hanno fatto Riccardo e Simone, appunto, perché il regolamento è basato sul regolamento di Brass Age con delle modifiche opportune per permettere la gestione in quell'epoca. Quindi il combattimento assume un ruolo un pochino diverso perché tiene conto delle armature, cosa che non era trattata in Brass Age, per ovvie ragioni che ci sono armi da fuoco. E questo gioco tratta appunto delle vicende di quello che saranno poi i giocatori. In ambito di investigazione, risoluzione di misteri e anche solo in ambito avventuroso. Se tu hai anche, come dici tu stesso, ricordi un pochino di storia a scuola, l'impero romano nei suoi 2000 anni è probabilmente il capostipite di quello che oggi è il trono di spade. Anzi, il trono di spade all'impero romano prende molto spunto perché intrighi, omicidi, guerre per il potere erano cosa di, non dico tutti i giorni, ma comunque erano abbastanza comuni all'epoca. Perfetto, quindi ci troveremo un po' a giocare nell'antica Roma. Certo. E non so, ecco, i personaggi che ruolo assumono in questo contesto? Potranno giocare dei ruoli specifici, che ne so, anche divisi a livello di classi sociali, non, di questo Certo. tipo, Allora, oppure hanno un'altra particolarità? ma i personaggi innanzitutto sono caratterizzati, come appunto tu hai detto, dalla loro classe sociale, perché all'epoca romana era importante Certo. comunque essere la differenza tra un libertum, un patrizio e uno schiavo era fondamentale.
il ruolo che loro assumono sono ruoli quelli della vita comune, perché se ricordate e conoscete, penso, Brass Age, i personaggi in realtà fanno dei ruoli normali e vengono contattati proprio per le loro eccezionalità in quei ruoli normali. Quindi potremmo avere il legionario, l'ex legionario, il filosofo, il cerusico, tutte quelle professioni che all'epoca romana erano molto diffuse e che erano alla base della società di quell'epoca. I giocatori sono, assumono ruolo di come posso dirti, sono praticamente incaricati di svolgere delle missioni attraverso delle cospirazioni segrete, che appunto era quello che era la base, di, come ho già detto, di Brass Age. Ok, nello specifico. Quindi in un certo qual modo possiamo dire che per certe particolarità è simile a Brass Age, o comunque all'impostazione che Brass Age dava. Certo, certo, certo. Ecco, quindi chi magari ha apprezzato Brass Age sicuramente apprezzerà questi aspetti in Urbe Condita. Certo. O comunque ci si troverà in comodo familiare, perché già ha affrontato, certo, questi, certo, queste immagini. Il regolamento fondamentalmente è quello di base. Okay. Ribadisco, sono alcune modifiche dovute al fatto dell'ambientazione, come dicevo, l'armatura, certo, che può proteggere un'arma, però rende più difficile combattere. Però in questo, se vuoi, entriamo specifico poi dopo, quando se ne parla un po' più approfonditamente, giusto? Sì, forse no. Esatto, esatto. E quindi anche per le meccaniche, ad esempio, di combattimento, tutto quanto si rifà molto al regolamento, ecco, di Brass Age, di tutta quella linea, sì, di giochi. Sì, segue quella linea lì, segue appunto il sistema con il soglia e potenziale, cioè un numero di dadi a 10 con una determinata soglia. Bisogna cercare di colpire, ovviamente la parata qui assume un ruolo decisamente più importante, importante, certo, perché armi da fuoco non si parlano, mentre una spada e un gladio sì. E appunto una cosa molto importante è le armature, perché noi abbiamo l'altro ragazzo, il mio socio, che devo chiedere il nome se no mi cazzi stavolta, Eros Simoni. Praticamente lui fa parte della prima Legio Italica, che è il più grande gruppo storico dell'antica Roma italiana, quello che va da Ulisse, per dirla breve, a fare le ricostruzioni storiche. E noi abbiamo fatto, nel corso di questi 2 anni che ci stiamo dietro a sto gioco, abbiamo fatto delle prove indossando le armature. Quindi, e quando ti porti un'armatura da 13 kg addosso, più lo scudo che sono altri 10 kg, e l'elmo e tutto, combattere diventa veramente faticoso. Beh, certo. Quindi avete fatto anche uno studio realistico, insomma, dietro. Sì, uno studio nostro che comunque ha dimostrato... cioè l'armatura ti protegge e ti impedisce di essere ferito, però quando tu praticamente fai un colpo, l'altro magari ne ha già fatti 4. E quella è la cosa che abbiamo sottolineato nel nostro gioco. Quindi anche una buona componente di realismo, perché, certo, come giusto, certo, dici, su quello ci siamo. Come giustamente ci siamo... dici, avete provato sulla vostra pelle, insomma, quanto faticoso e anche limitante può essere, insomma, usare un'armatura o qualcosa del genere. Certo, anche Simone ha provato a Torino Comics scudo e era completamente coperto dallo scudo romano, quindi vulnerabile. Assolutamente, quello... ho una testuggine romana da solo, praticamente. Una testuggine di un solo uomo. Esatto. Abbiamo foto che possono provare la cosa. Una cosa che Dennis non ha detto, sì, che si scorda sempre, è che benché l'abbiano scritto due scellerati che con la rimana non hanno niente in comune, il gioco è comunque canon, ovvero l'ambientazione fa parte dell'ambientazione più ampia, che è quella che va da Brass Age fino a Project Top. Quindi tutto ciò che si narrerà all'interno del gioco è canon. Ecco, questa è una cosa che a me piace molto. Per esempio, l'ho detto anche durante la recensione di Brass Age, che a me è piaciuto molto il fatto che voi avete collegato, insomma, le ambientazioni sia di Project Hope che di Brass Age. E questo fatto, secondo me, è veramente bello, perché, ecco, chi vuole sfruttare elementi narrativi di un gioco per l'altro lo può fare. E questo è un altro tassello, quindi a me piace molto questa cosa. Infatti ci sono molti legami addirittura tra le cospirazioni presenti nel nostro manuale rispetto a Brass Age, anche qualcosa legato a Project Hope. Quindi c'è anche un pizzico di esoterismo che rende un certo, po'... Certo. Ebbene, questa era la prossima domanda, infatti, ma me l'avete anticipata, quindi benissimo. Quindi c'è sempre qualcosa, insomma, un tocco di esoterismo sovrannaturale. Sì.
abbiamo fatto, abbiamo messo Soprannaturale, l'abbiamo cercato di inserire nell'ambito di quello che poteva credere una persona di quell'epoca. Certo. Il regolamento è molto semplice, non abbiamo fatto pagine e pagine di descrizione, abbiamo semplicemente limitato le cose per dare un'idea di come poteva essere all'epoca. Certamente abbiamo messo anche dei capitoli, un capitolo opzionale di creature, un bestiario, come si dice, magico, mm-hmm. nel senso che se uno vuole aggiungere qualche creatura per rendere il gioco un pochino più sul magico, sul surreale, può anche farlo, però non abbiamo, cioè la componente storica è alla base di tutto, poi c'è la possibilità di modificarlo come, abbiamo dato molte idee ai master, ai magister, come li chiamiamo noi, per permettere di personalizzarlo come credono, meglio credono. Però la componente positiva rimane presente, ma non preponderante, dominante. Insomma. Preponderante, è giusto. E immagino che per quanto riguarda, ecco, il bestiario, vi siete un po' ispirati alla mitologia greco-romana, insomma, quindi... Ma in realtà abbiamo cercato di inserire... Allora, c'è un bestiario con gli animali, mm-hmm. e abbiamo messo i personaggi, quindi dai barbari provenienti dalle terre germaniche, quelli della Britannia, ai capi tribù, altre cose, quindi quelle cose tipiche, con gli animali tipici, che erano molto presenti nell'impero romano. Nel bestiario magico ci sono inserite non tantissime creature, però più che altro quelle che prese sì dalla mitologia greca, ma erano viste anche cioè viste e vissute anche dai romani. Quindi abbiamo magari basilici, cioè abbiamo preso delle citazioni da Plinio il Vecchio e da comunque dai storici dell'epoca, che parlano di queste creature mitologiche senza averle poi mai viste effettivamente in realtà. Perfetto. Da notare che da appassionato di antica Roma nel bestiario ha messo i barbari della Germania, nel bestiario. Erano bestie. Giustamente, erano bestie, quindi mi sembra il luogo più adatto dove metterli, giustamente. E va bene. Non venderemo mai adesso le volte. Perfetto. Per quanto riguarda, ecco, il manuale, hai detto che c'è anche una vasta parte, o comunque una parte importante, in cui date dei consigli ai narratori, giusto? Sì. Sì. Allora abbiamo fatto un capitolo che è un omaggio a un grandissimo autore che chiunque abbia giocato di ruolo ha conosciuto e sa di chi parlo, che è Lovecraft. E in questo capitolo noi non abbiamo messo statistiche dei mostri della sua mitologia, perché non c'entrano nulla con Roma, ma abbiamo dato indicazioni a quei master che volevano inserire o comunque gestire anche lì, sempre a livello opzionale, un tipo di ambientazione o comunque di avventura di genere più horror, di inserire tutte quelle... come si dice, quelle congreghe, quei culti che lui ha inserito nei suoi romanzi. Faccio un esempio: per il culto del faraone nero dell'Egitto legato a Niatotep. Mm-hmm. Chi mi dice che nell'antica Roma non ci fosse già le basi di questo culto? E noi abbiamo dato idee di questo tipo. Per dirti, Pan, secondo alcuni autori, sia contemporanei di Lovecraft che comunque lui stesso, viene considerato un'incarnazione di Shub-Niggurath. Chi dice che a Roma non ci sia un culto legato a questa versione blasfema di Pan? Questo è stato il modo di dare un suggerimento ai magister e comunque fare un tributo a un grandissimo autore qual è Lovecraft. Quindi comunque avete utilizzato degli elementi magari un po' più moderni, però sempre contestualizzandoli. E questa secondo me è un'altra cosa molto carina, molto bella, perché potete cioè il narratore può comunque spaziare in più generi, a seconda del suo gusto, a seconda anche del gruppo di gioco, quali sono le sue preferenze. Certo. E questa è una cosa molto positiva. A questo punto vorrei chiederti una cosa un po' più tecnica. Il manuale, per esempio, copertina rigida, copertina morbida, pagine... Mi lascio a Simone, che io sono proprio un ignorante in... Ok, perfetto. Simone sa tutto lui, e anche Riccardo penso, io sono una mazza su questo. E non voglio dire cose per un'altra, che qualcuno... Per esempio, esempio, a me è piaciuto moltissimo come avete costruito fisicamente il manuale di Brass Age, che sembra quasi un tomo antico, con questa carta molto ingiallita, la copertina che sembra, ecco, un tomo d'epoca, è molto bello, visivamente secondo me è molto bello, anche le illustrazioni dentro sembrano quasi fatte su una pergamena, sembrano fatte quasi con l'inchiostro proprio, sembrano molto belle, cioè sono molto belle. E per cui volevo chiedervi, per questo gioco avete fatto qualcosa di simile o no? Allora sì, Dennis ci ha chiesto all'inizio, quando era solo una sorta di ipotesi, non era ancora una cosa concreta,
se lui poteva avere i contatti per i nostri tipografi, perché voleva una cosa bella da vedere. Lui ovviamente ci teneva a volere una cosa molto bella. E a questo punto abbiamo deciso di farla esattamente come a livello di qualità, come Brassage, ovvero copertina rigida, carta spessa, invecchiata. E poi si chiama palatina. Palatina, termini tecnici. Cazzalo Riccardo, che quando scrive poi mi scrive cose sbagliate. Cazzalo un po'. 120 grammi, che era il tipo di carta che abbiamo usato per Brassage. E poi niente, poi Dennis, avendo un mare di amici tra migliori disegnatori italiani, e ha commissionato a loro i disegni e hanno tirato fuori della roba che sinceramente è... un po' si è vista, no? Già online. Sì, qualcosa sì, sì, ma è spaventoso. La Elisa Ferrotto, la principale autrice, ricordiamolo, la divina Elisa. E questo dovrebbe dire Lenz. Ci sono molti omaggi ad altri personaggi. Ah, sì, quello pure allora, l'ho notato. Anche personaggi italiani legati al mondo del gioco di ruolo, sì, se non sbaglio. Beh, il nostro è stato un ringraziamento a tutte le persone che ci hanno comunque sostenuto e dato una mano. Cominciare appunto da Riccardo e Simone, che sono stati anche dei playtester ufficiali insieme al Kurt e Leo. E non ti dico quella sera lì è successo il finimondo. Ecco. Posso immaginare. Tra l'altro è il tuo compleanno. Il mio compleanno, guarda, il mio compleanno, lo ricordo sempre, perché è il mio compleanno, uno dei compleanni più belli della mia vita, perché mi sono divertito veramente tanto. Ti le rendi conto che sono triste quest'uomo? No. Il compleanno più bello della sua vita a giocare di ruolo con quattro brutte figure. Kurt sembrava trasmettesse dalla luna, perché spariva, vedevi le immagini, cose con un collegamento vergognoso. Comunque, al di là di quello, sì, abbiamo fatto molte citazioni anche nel manuale stesso, e abbiamo fatto i disegni, abbiamo chiesto a Elisa un lavoro extra, è stata fantastica. Infatti c'è il disegno del Senato che abbiamo pubblicato come prima, dove ci sono presenti tutti noi, compreso sì, il Kurt e altra gente, sì, ed è stupendo. Poi aggiungo che abbiamo avuto un disegno anche fatto da Andrea Longhi, che è un altro degli autori importanti, famosi di Sinerequie, e una della coppia Simone Della Dio e Laura Spinelli ci hanno fatto una mappa, abbiamo chiesto e preteso una mappa in stile antico, cioè fatta come poteva fare un cartografo dell'epoca, che e dovrebbe questo... essere... Correggimi Riccardo, al centro del manuale proprio, sì, su due pagine, proprio al centro, sì, dell'impero romano. Fatta... È possibile che sia quella che mi avete mandato? Sì. Esatto, lei... quindi allora, quello che stai dicendo è bella nello sfondo, quindi la vedranno anche chi visionerà il video, insomma. Ed è una cosa... Dico, abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo per le nostre capacità. E grazie a Riccardo, Simone, ricordo anche Luca Pantanetti, Alessio Cisbani, che sono altri due della Limana, che ci hanno sostenuto tanto, Luca soprattutto per quello che gli abbiamo scritto delle cose, io Eros, che sono impronunciabili, ma tante volte quando rileggi non te ne accorgi, e lui ci ha corretto, poi quando l'ho riletta, che me l'ha corretto, ho detto quanto sono coglione. quando Luca mette le mani su quello che scrivi, capita sempre di sentirsi un po'... No, ma io ho scritto una frase e mi è rimasta in petto, ho scritto... Il filosofo è un personaggio pensante, gli altri cosa non pensano, gli altri, cioè lo scrivo, l'ho mandata lì e mi dava, che cavolo scrivo, non dire altre parole. E va bene, è stato... e va bene, allora, e visto che adesso abbiamo parlato comunque un po' di Aburbe Condita, volevo passare un po' alle altre novità della Limana Umanita. Per esempio, volevo toccare, visto che andiamo un po' quasi in ordine cronologico, l'uscita per Brassage, ossia Brassage Africa, giusto? Ok. Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare, sì, da, esatto, questa espansione? Quali novità potremmo avere, quale materiale potremmo avere noi narratori per divertirci a torturare i nostri poveri giocatori? Allora, diciamo che in Brassage Africa, come suggerito e proposto da Simone, questa idea è prettamente sua, c'è proprio un bel salto di paradigma. Quindi se ne vuoi parlare tu, Simo, se no vado avanti, dimmi tu. Vai tranquillo, vai, tanto se non piace è colpa tua, quindi... quindi la responsabilità è tua, non puoi fuggire. Vai tranquillo, vai. C'ho un po' di lag, ragazzi, quindi perdonatemi. Non allora, non diciamo che
In tutte le uscite precedenti di Brasseggi il tema del gioco ovviamente era l'investigativo e il cospirazionista, avevamo detto, no? Sì. Però l'Africa è un paese che non sta alle regole del resto del mondo, è, vabbè, il luogo dove tutto ha avuto inizio ed è un luogo ancora ricco di misteri, così come era nell'Ottocento, mm-hmm. In realtà dell'Africa si conoscevano quasi esclusivamente le coste, quindi nell'interno, dell'interno non si sapeva niente. Ma c'erano molte storie, molte leggende, e noi siamo partiti da questo. Cioè abbiamo, come prima diceva Dennis, per quanto riguarda del bestiario fantastico dell'antica Roma, noi abbiamo visto l'Africa così come se la immaginava un uomo dell'Ottocento, quindi ricco di città nascoste, di creature stranissime, di valli dove il tempo si era fermato e magari si potevano trovare creature che in teoria non ci sarebbero dovute essere. Esatto. E partendo da questo presupposto, cambia leggermente anche il sapore del gioco, perché adesso siamo più per quanto riguarda l'esplorazione più che l'investigazione. Ottimo, okay. Quindi prende un po' anche giustamente spunto dal colonialismo, insomma, che andava per iniziare in quell'epoca, insomma, stava iniziando sì. ad espandere. Siamo all'inizio del nuovo colonialismo europeo, dell'imperialismo europeo, se vogliamo, mm-hmm. e dove praticamente tutte le spedizioni che raggiungono le coste in qualche modo cercano di penetrare all'interno, nell'altopiano, oppure nella savana, oppure nelle foreste del Congo, oppure addirittura nel deserto. E ovviamente, così come accade in Brassage e nelle altre uscite, abbiamo quelle che potremmo definire delle cospirazioni a tutti gli effetti, ma in realtà qui si tratta di vere e proprie città, delle roccaforti nascoste, di cui in realtà si sa poco o niente, e che ognuna ha, come dire, è un mondo a parte, è un mondo a sé, che quasi non ha contatti con l'esterno, e si preserva in questo stato di isolamento da probabilmente centinaia o addirittura migliaia di anni. E quindi lo scopo dei personaggi sarà quello di andare a conoscere queste realtà e di incontrarle e di confrontarsi. Ovviamente a spingere, diciamo, verso il colonialismo ci sono anche le varie cospirazioni che abbiamo già introdotto, che per un motivo o per l'altro possono andare alla ricerca di questi mondi perduti, come li abbiamo chiamati. Ok, quindi diciamo che i giocatori stavolta, più che risolvere casi che comunque ci possono sempre essere, andranno in esplorazione e dovranno fare più spesso probabilmente ricorso alle loro capacità di combattimento, perché quando incontri una bestia feroce le alternative sono scappare o farla fuori. Certo. Quindi no. Diciamo che aggiunge un aspetto in più, comunque approfondisce un aspetto in più, che è quello appunto dell'esplorazione e, se vogliamo, anche della sopravvivenza, quindi del combattimento, cosa che magari prima era più adombrato dall'investigazione, la ricerca del mistero, degli indizi. Diciamo questo, Brassage nasce per rendere omaggio a tutta quella che era la letteratura ottocentesca, mm-hmm. Ok? E diciamo che sì, Conan Doyle con Sherlock Holmes l'hanno fatto anche da padroni, ma in realtà tutto il romanzo ottocentesco è prevalentemente di avventura, certo. Di avventura ed esplorazione, ok? Quindi con Africa cominciamo ad esplorare anche questa nuova parte e quindi facciamo vedere proprio anche le potenzialità del regolamento di Brassage, che permette ovviamente di gestire ottimamente anche questa parte. Perfetto, quindi lo sottolineo un'altra volta per chiunque ci stia vedendo in video. Questa nuova uscita aggiunge un sapore in più, diciamo, un gusto in più a giocare a Brassage. Esatto. Non solo l'investigativo o comunque il mistero, l'esoterico, come vogliamo dire, ma anche l'esplorazione e l'avventura che era caratteristica dei romanzi di quel tempo. Quindi ecco, sicuramente aggiunge qualcosa in più al gioco ed è un ottimo, secondo me, acquisto per poter giocare ancora meglio a questo gioco di ruolo che, come ho già detto, a me è piaciuto parecchio, soprattutto nell'ambientazione. E da aggiungere un paio di cose, visto perché. Allora, faccio una piccola premessa. Sì. Faccio il colto, ma non è vero, eh? Allora, lo fa sempre. Sì, poi non è vero. Però. Io guardo al massimo i cartoni animati, quindi non vado più là. Brassage nasce principalmente come grande tributo e come forma d'amore verso i romanzi
ottocenteschi che avevano diversi filoni narrativi. Certo. Uno era il Gallo e la Conan Doyle. C'era, tipo, quando abbiamo fatto America, ci siamo divertiti a replicare quello che erano i romanzi americani che erano i proto fantastici americani che andavano nell'Ottocento, che si chiamavano le Edisoniadi, che era un genere proprio letterario specifico dell'epoca, e con Africa ci siamo divertiti a replicare quello che erano proprio i mondi perduti, che era un genere letterario che poi anche Verne ha usato, tipo in Viaggio al centro della Terra. Certo. Capito? E che venivano regolarmente usati, anche Tarzan, se tu leggi i romanzi di Tarzan, sono proprio romanzi dei mondi perduti, perché Tarzan ha delle tribù nascoste, parla con le scimmie, fa delle cose. Ok? E che c'ha anche quella visione un po' che era paternalistica del buon selvaggio, che noi ovviamente abbiamo ricreato nel gioco, perché ovviamente gli occhi sono quelli dell'europeo che va in Africa e vede tutto con gli occhi dell'europeo, quindi non è abituato. E all'interno del gioco tu puoi ricreare anche tutti gli stereotipi, tipo tu ti puoi fare il Tarzan, ti puoi fare il cantore, puoi fare l'Indiana Jones, capito? Puoi fare tutti questi stereotipi in modo da poter godere appieno di questo genere, che era molto divertente all'epoca, anche tra i più famosi. Quindi okay. Aggiunge anche le professioni, se vogliamo dire. Sì, ci saranno nuove professioni, nuovi trucchi, quello sempre, quello di default. Cioè, ci sarà una nuova avventura scritta da Riccardo Giuliani, che se vi piace, merito suo, se non vi piace, colpa sua. Non te la togli più questa croce, Riccardo. Che è stata già... È per questo che mi ha fatto parlare per primo, per potermi poi colpire. Esatto. Cioè, se come Rocky Show, io faccio il colpo d'incontro, capito? Non è che picchio prima. E comunque questa è un'altra cosa che a me piace veramente molto nei vostri manuali, ossia che nei vostri manuali c'è sempre un'avventura che è legata al manuale, che è già nel manuale, e questo è una cosa molto bella secondo me, perché ecco, chi si avvicina per la prima volta ha già un materiale su cui lavorare per fare la sua prima, insomma, cronaca, la sua prima storia, la sua prima avventura, per testare un po' il gioco e quanto effettivamente l'ha compreso durante la lettura. Quindi questa è un'altra cosa che a me veramente piace moltissimo. Detto questo... Diciamo che questa avventura qua sarà leggermente sperimentale, perché sarà in tre atti e conterrà un lunghissimo viaggio. Quindi diciamo il tema dell'esplorazione viene tirato subito fuori. Ovviamente si inizia dall'investigativo, perché l'avventura parte a Londra, ma poi si va in Africa. E quindi c'è tutta questa lunga avventura in tre atti, vediamo poi come sarà recepita anche dal pubblico, ma insomma io mi sono divertito moltissimo a scriverla. Dal punto di vista delle citazioni mi piaceva fare un piccolissimo spoiler a metà, diciamo, sì. Perché in questo modulo sarà presente uno dei personaggi cardine dell'altro nostro gioco, che è Project Top. Qui, diciamo, torniamo alle sue origini, raccontiamo le sue origini. Chi segue già Project Hope probabilmente può immaginarsi di chi si tratta, gli altri magari lo scopriranno dai racconti che ci sono dentro. Questo ci piace molto, molto molto. Bene, visto che l'hai citato, Project Hope, volevo passare invece alle novità per Project Hope. E in particolar modo all'uscita che a me, perlomeno da come è stata descritta su internet, su comunque le vostre notizie che sono uscite, guardatelo bello lì in primo piano da Dennis, esatto. Uno dei primi gruppi di Project Hope ce l'abbiamo fatto noi qua a Torino, una avamposta Torino abbiamo. Volevo sapere di Diamond's Edge, si dice, giusto? È giusto il titolo? L'ho pronunciato bene? In realtà il titolo sarà Progetto Loki. Ah, ok. Okay. Diamond's Edge sarà, diciamo, se l'iniziativa va come deve andare, sarà una sorta di collana, quindi ci saranno perfetto. Altre uscite per Diamond's Edge, questa è l'idea. Sarà il protagonista di una serie di libri. Perché da quello che ho potuto leggere e avere informazioni sarà un romanzo che però potrà essere convertito anche ad avventura per Project Hope, giusto?
Sì, l'idea è quella. Praticamente c'è questo autore che ha scritto questo romanzo ambientato in Project Hope, e all'interno del libro, in fondo al libro, praticamente abbiamo messo sia delle schede sia le descrizioni, diciamo, dei poteri che questo autore si è inventato all'interno di questo gioco. Quindi chi gioca già Project Hope leggendo il romanzo avrà la possibilità di aggiungere nuovi personaggi non giocanti, oppure di usarli come personaggi giocanti, quelli che sono i protagonisti del libro, e potrà aggiungere anche dei poteri, delle nuove capacità eroiche scritte e create appositamente per questo libro qua. Quindi è questa altra cosa E che per secondo me, espandere, diciamo, il mondo di Project Hope. è veramente bella perché, uno comprando questo prodotto ha un romanzo, quindi un libro da poter leggere nel tempo libero per svagarsi, eccetera, ma anche materiale per poter aggiungere, ecco, personaggi non giocanti, poteri, capacità in Project Hope. Quindi chiunque è appassionato di questo gioco prende due piccioni con una fava con questa nuova uscita. Sì. Giustamente. Senza considerare che la trama stessa del romanzo potrebbe essere usata come trama per un'avventura, Esatto, come soprattutto linea guida per come un'avventura. spunto per un'avventura, quindi doppiamente utile. Ora, io non so se mi sono perso qualche altra uscita, quindi se voi avete altre cose da dire, bene, perché io le principali che mi hanno colpito erano queste. Poi se mi sono perso qualcosa, ditelo pure perché vogliamo sapere, ecco. Per quello che riguarda il mondo dei giochi, direi che ci siamo. Cioè, i tre prodotti che abbiamo citato sono i tre prodotti che riguardano i giochi di ruolo. Diciamo che Progetto Loki fa un po' da ponte verso l'altro nostro settore, che è quello della narrativa. E quest'anno, diciamo, dal punto di vista della narrativa, usciamo con tre prodotti anche lì. Uno è questo Progetto Loki, diciamo che è un po' a metà fra i due ambiti, e gli altri due sono i mondi del Fantasy 6, quindi la sesta edizione della nostra antologia storica, antologia di Perfetto. racconti fantastici, e l'altro ancora è il nostro secondo romanzo, il romanzo di Valentino, Il Mondo delle Ombre. Quindi, diciamo, anche chi è interessato alla lettura e alla narrativa di genere fantastico quest'anno avrà di che divertirsi, insomma, Di Luca. che avere dal vostro stand. Quindi, bene, io vi ringrazio innanzitutto. Comunque, invito sempre tutti quelli che ci hanno seguito con questo video, che sono interessati, a fare un salto assolutamente al vostro stand, a Luca, che se lo dite già che stand è, lo sapete, non mi Ti ricordi, ricordo. sì. Lo stand è l'isola della Raven, perché praticamente insieme alla Raven e altri editori abbiamo fatto una sorta di isola. Ah, ok, perfetto. È impossibile da non vedere. Perfetto. È il primo passo per conquistare Lucca, in pratica. Esatto, poi da lì prendere. Dopo di Perfetto. quello prendiamo i bagni. Una volta conquistati i bagni abbiamo il potere totale sul gioco. I bagni chimici sono fondamentali. Quelli hai vinto, Luca. Sì, decisamente, perché sennò uno ci muore pure con quei bagni che non ce n'è uno neanche a pagarlo libero ogni E quindi volta. niente, ci trovate lì, ci trovate lì. Mi sa che ti abbiamo Non ti ho perso. sentito più, Simone, sì. Esatto, ti abbiamo perso per un momento. Ci Eh sì, sono? adesso ci sentiamo. Sì. No, dicevo, quindi ci trovate lì. Ci trovate lì, è enorme, è un bel posto, lo vedete Perfetto. facilmente. Perfetto, quindi io invito tutti quanti a farci un salto. Io personalmente andrò a salutarli, come ogni anno, anche se poverini loro sono oberati di lavoro con tutta la gente che li va a trovare, io probabilmente vado lì a disturbare e basta. Vi ringrazio molto per essere venuti, spero che le vostre novità siano recepite in maniera positiva, come penso che sarà, dal pubblico, perché veramente sono dei prodotti che a me piacciono molto. Poi, ecco, faccio un piccolo spoiler anch'io, essendo marchigiano come Simone Riccardo, questo mi rende ancora più orgoglioso, perché veramente i giochi di ruolo marchigiani ne vedo pochi e nulla al di fuori di voi. Quindi sono veramente contento di questo. E vi ringrazio ancora e dai, ci vediamo a Lucca e speriamo di magari fare anche due chiacchiere se non siete troppo pressati dalla gente, soprattutto il sabato che l'anno scorso Allora, è stato un delirio assurdo, io me lo ricordo come una cosa veramente assurda, non riuscivo nemmeno a passare tra i corridoi, un macello, ma vabbè, tanto è Lucca, lo sappiamo. sì.
Quest'anno con 5 giorni, dai, ci sarà l'occasione. Eh sì, dai, sicuramente, speriamo. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo a Lucca e poi magari prossimamente per qualche altra intervista, qualche altro bel video, qualcosa del genere. Siete sempre benvenuti, Quando quello vuoi. ricordatelo. Grazie. Va bene, grazie a Grazie tutti. Ciao, alla prossima. mille. Ciao, ciao. Ciao.